Buonasera a tutti, riprendiamo il nostro percorso di formazione. Oggi con questo incontro iniziamo una seconda parte del percorso, Saldi nella fede per la cura della casa comune. Riusciamo anche a trasmettere in diretta, ecco, ringrazio sempre anche Alessandro che ci fornisce questo servizio, che permette, ecco, di aprire le mura di questa aula anche alle persone che specialmente in questo periodo hanno vari problemi a partecipare, varie quarantene o addirittura alcuni positivi. Ecco, però vogliamo andare avanti, ecco, vogliamo continuare questo percorso perché è necessario approfondire e non fermarsi, specialmente per entrare più nel vivo, anche per la nostra spiritualità. Ecco, questa seconda parte vuole essere anche proprio un invito a coltivare una spiritualità del creato, e per questo stasera con noi c'è il nostro vescovo che ci aiuta proprio guardando alla scrittura, guardando al Nuovo Testamento, alcune immagini che sono così belle e anche così note a noi. Ci parlerà delle parabole di Gesù. E cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, ecco, attraverso le immagini prese dagli elementi del creato, Gesù ci parla del regno di Dio. E questo a noi è importante per noi proprio per innalzare la nostra lode al Creatore, anche per comprendere un po' la dinamica del regno di Dio per la quale Gesù usa queste immagini, che sono anche molto care alla nostra tradizione, alla nostra fede cristiana, sono anche di fondamentale importanza per comprendere l'identità e il mistero di Gesù. Allora lasciamo subito la parola al nostro vescovo, che ringrazio sempre per la sua disponibilità, e ascoltiamo volentieri. Bene, buonasera, benvenuti. Buonasera, benvenuti a questo ulteriore incontro del percorso formativo di quest'anno. È bello avere una serie di appuntamenti perché in un qualche modo ci permette di metterci in gioco anche nel tempo, non facendo degli spot ogni tanto, ma proprio camminando da un punto per raggiungere un traguardo, un po' come ha fatto Dio anche con ciascuno di noi nella sua rivelazione. Vorrei partire insieme con voi stasera ricordandovi l'inizio della Dei Verbum, il documento del Concilio che parla della rivelazione. Lì c'è scritto che Dio parla agli uomini come ad amici. Ed è bello quindi sapere questo, che le cose che Dio ci dice, ce le dice perché è amico nostro, perché ci vuole bene, perché ci ama. E vi inviterei ad andarvi a rileggere almeno il numero 2, il numero 3 e il numero 4 della Dei Verbum, perché oltre a ricordarci che Dio ci parla come ad amici, ci dice questo documento che Dio parla con eventi e con parole. Parla attraverso i fatti, attraverso la storia, attraverso la creazione e anche attraverso le parole. A volte le parole spiegano i fatti e a volte i fatti danno corpo alle parole. La rivelazione si sviluppa, come dice l'inizio della lettera agli ebrei, nello spazio e nel tempo, partendo dalla creazione, quindi partendo proprio dal creato, come ci ricordava Don Emanuele. Del resto San Paolo, nella lettera ai Romani, dice che anche i pagani sono inescusabili perché possono arrivare a Dio attraverso le cose che sono state create, dice, leggendo quello che Dio dice attraverso i fatti, attraverso il creato, attraverso la natura, attraverso la vegetazione, attraverso gli animali, attraverso le persone. Ed è proprio quello che fa Gesù quando utilizza il linguaggio delle parabole e nelle parabole
utilizza spesso riferimenti alla creazione, al creato, alla vita quotidiana. Ma dopo avervi fatto questa brevissima introduzione dalla Dei Verbum, che ripeto vi invito ad andarvi a rivedere almeno in quei tre numeri, 2, 3 e 4, perché essi ci ricordano quello che già vi accennavo, è che il compimento di questa rivelazione è Gesù, la parola che si è fatta carne, e che nessun'altra parola potrà essere aggiunta al Verbo fatto carne, per cui anche le rivelazioni private, tutte le cose che possono essere dette oggi da chiunque, anche dalla Madonna, anche dai santi che eventualmente si dovessero manifestare a persone particolari, o sono conformi al Vangelo o non sono vere, perché la rivelazione ha raggiunto il suo compimento e la sua totalità in Gesù di Nazareth. Il secondo passaggio lo vorrei fare recuperando un brano del Vangelo di Marco che si legge, che abbiamo letto un paio di mesi fa, proprio a conclusione del tempo ordinario, nella penultima domenica del tempo ordinario, la 33esima, Marco 13, 24, 32, il cosiddetto discorso escatologico di Gesù, quello in cui dice che il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, quello in cui dice che ci saranno segni grandi nel cielo, che cadranno le stelle, che il sole non darà più la luce e nemmeno la luna, ma che le sue parole rimarranno per sempre. In questo discorso, a un certo punto, Gesù fa riferimento a una parabola, che è la parabola dell'albero del fico. Imparate da un albero, ci dice Gesù, imparate dal fico. Il fico, l'albero, il creato, hanno un magistero da manifestarci, ci danno un insegnamento che noi dobbiamo comprendere. E poi il terzo passaggio, un po' più prolungato, sarà con il capitolo 13 del Vangelo di Matteo, che è appunto il terzo discorso dei cinque in cui è suddiviso il Vangelo di Matteo, che è il discorso di Gesù in parabole. Questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo anche fisicamente è al cuore del Vangelo. Voi sapete infatti che il Vangelo di Matteo è composto da 28 capitoli ed è dei cinque discorsi il discorso centrale, quindi è quello che dà corpo al primo grande discorso, quello delle Beatitudini, e dà senso anche ai discorsi che poi verranno fatti in seguito, no? Discorso della montagna, discorso della missione, discorso in parabole, discorso sulla Chiesa, discorso escatologico. Naturalmente ci fermiamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, dove ci sono raccontate 7 parabole, perché non possiamo esaminare tutte 42 le parabole. È vero che qualcuna si ripete nei vari Vangeli, ma sono veramente troppe per poterlo fare senza vedervi accasciare sulle sedie questa sera qui. Quindi di Dei Verbum vi ho parlato, andiamo per un attimo al discorso escatologico di Gesù, quello di Marco 13 a cui vi facevo riferimento. Questo Vangelo ci parla della necessità di essere pronti, vigilanti, attenti al regno di Dio che si manifesta. Questo discorso di Gesù ci invita a saper vedere le cose, a saper ascoltare le parole, a fare discernimento nei segni per poter vedere il Signore che viene, perché il Signore lo ha detto, lo ripeterà anche nel libro dell'Apocalisse: io vengo presto. Allora dobbiamo davvero essere capaci di riconoscere la manifestazione
di Gesù. Questo essere capaci di attendere la venuta del Signore, di cui non sappiamo il giorno, non sappiamo l'ora, ci radica in questo tempo, pur proiettandoci verso l'eternità. Cioè, Gesù parla della fine, ma non ci dice di non fare più attenzione al presente. Gesù ci proietta verso l'eternità, ma ci dice che al traguardo dell'eternità ci arriviamo con l'attenzione rivolta al presente, alla sua umanità, alla sua incarnazione, a ciò che lui ha detto, a ciò che lui ha fatto e anche al creato attraverso il quale il Signore si manifesta. E per questo motivo dobbiamo avere una grande attenzione alla terra. Potremo credere alla nuova creazione, ai cieli nuovi e alla terra nuova, soltanto se prendiamo sul serio la creazione nella quale siamo inseriti. Se noi banalizziamo questa creazione, se noi banalizziamo questo tempo, se noi banalizziamo questo spazio, probabilmente non daremo la giusta importanza nemmeno ai cieli nuovi e alla terra nuova. Quindi apriamo gli occhi alla parabola della storia, apriamo gli occhi alla parabola del mondo e cerchiamo di essere fedeli alla terra proprio per poter essere fedeli domani al Signore che viene. Questo brano, infatti, non parla semplicemente della fine del mondo, ma della fine di un mondo. Dal punto di vista personale, parla della fine della nostra esistenza. Per tutti quanti noi ci sarà un punto nella nostra vita, prima o dopo. E parla anche della fine di un'epoca. La luna, le stelle, il sole, che non daranno più la loro luce e che cadranno, fanno evidente riferimento alla religiosità pagana, in cui gli imperatori, i potenti di quell'epoca, si impersonavano nel sole, nella luna, nelle stelle, a seconda della loro importanza e grandezza. Gesù ci sta dicendo che tutto questo cadrà. Ci sta dicendo che i cieli nuovi e la terra nuova saranno quelli in cui lui solo verrà riconosciuto come il Signore del cielo e della terra. E ci sta dicendo quindi che anche per noi cristiani, così come per i romani, i greci e tutti i popoli dell'antichità, c'è il rischio di idolatria, cioè di dare una importanza definitiva a cose che non hanno un'importanza definitiva, di dare valore ultimo a cose che hanno valore solo penultimo. Però questo valore penultimo ce l'hanno e quindi noi dobbiamo fare attenzione anche a questo mondo, a questo creato. E qui, in questo contesto, Gesù ci dice: guardate l'albero del fico, imparate da questo albero, perché anche l'albero del fico parla di una fine e parla di un inizio. Piccolo, la fine di una stagione fredda e l'inizio di una stagione calda, la fine della rigidità che non fa portare frutto e l'inizio della tiepidezza, del calore che invece permetterà a questa pianta di portare nuovi frutti. Quindi noi dobbiamo imparare da questo fatto, dobbiamo andare a scuola dall'albero del fico, dobbiamo avere il magistero delle piante, così come Gesù ci invita a fare anche nelle altre parabole, che sono a nostra disposizione perché noi possiamo imparare. Il fico che mette germogli non fa rumore, non fa pronunciamenti eclatanti, non pubblica nulla di straordinario sui vari social, però sta lì a ricordarci che c'è una fine, ma c'è un nuovo inizio.
dobbiamo imparare dall'albero del fico. E Gesù, dicendo che dobbiamo imparare dall'albero del fico, utilizza proprio il verbo del discepolato, lo stesso verbo che San Matteo utilizza quando parla dei discepoli che imparano dai maestri. Gesù lo utilizza qui nei confronti dell'albero del fico. Vedete com'è importante quindi saper vedere la natura, saper vedere quello che anche gli alberi, le piante, la vegetazione, tutti gli elementi che compongono il creato ci offrono. E tutto questo, come vi accennavo nel terzo step, lo vogliamo vedere nel capitolo 13 del Vangelo di San Matteo, che, come vi dicevo, racchiude in sé il cuore dell'intero Vangelo, contenendo il terzo discorso di 5 di quelli che Gesù ha compiuto e intorno ai quali Matteo ha organizzato il suo Vangelo. Il capitolo 13, come ugualmente vi accennavo, è composto da 7 parabole, e queste 7 parabole hanno una tematica unica, che è quella del regno di Dio, e rispecchiano, queste 7 parabole, la diversa composizione sociale della comunità ecclesiale di allora e anche della comunità in genere di allora. Esse infatti sono suddivise fra l'agricoltura, il seminatore, il grano e la zizzania, il granello di senape e il lievito, il commercio e la città, il tesoro nascosto nel campo e la perla di grande valore, e la pesca, la rete gettata in mare. Ogni area, poi, contiene in sé un numero di parabole che, di passaggio in passaggio, cala del 50%. Nella prima parte, quella dei campi, dell'agricoltura, ci sono 4 parabole. Nella seconda, quella del commercio e della città, ce ne sono 2, e infine ce n'è una, quella della pesca. Il totale di 7 parabole ci indica evidentemente nel linguaggio biblico il compimento, la perfezione, la pienezza, e vuole anche dirci quindi che in questo discorso di Gesù c'è tutto quello che noi cerchiamo, c'è il compimento, c'è la pienezza. Se tu vuoi comprendere il regno nella sua totalità, guarda questo capitolo, leggi questo capitolo, comprendi questo capitolo e avrai in mano la totalità della rivelazione di Dio. Questo 7 poi fa evidentemente riferimento anche al numero 7 della creazione. Ecco allora il primo libro che ancora una volta ci viene messo davanti agli occhi, no? Quello che ci dice perciò il libro della Genesi. Allora Dio, nel settimo giorno, portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Il regno quindi è come lo spazio sacro costituito in Cristo e per Cristo che Dio si è riservato e in cui ha portato a compimento il suo disegno di salvezza, le cose che erano nascoste fin dall'eternità e che pian piano ci sono state rivelate. Questo San Paolo con chiarezza ce lo dice nel capitolo 1 della sua lettera ai Colossesi, e ci invita questo capitolo 13 di San Matteo, ci invita all'inizio della lettera ai Colossesi ad entrare all'interno di questo disegno di salvezza, a capire le cose nascoste nel tempo e che finalmente ci sono state rivelate, quelle che erano un mistero e che oggi non lo sono più, perché il Signore Gesù ce ne ha dato la chiave di lettura, ci ha, per così dire, aperto i sigilli che ci impedivano di leggerlo.
È davvero interessante questo fatto. Non possiamo trascurare nemmeno che non solo la somma delle parabole, 7, ha un significato, ma anche questa scansione 4, 2, 1 ha un suo significato. 4, richiamando i quattro punti cardinali, il nord e il sud, l'est e l'ovest, ci fa comprendere che il linguaggio delle parabole, ciò che Gesù ha annunciato in esse, è per tutti i popoli, non è per pochi eletti, non è per un gruppo ristretto, non è per una elite, ma il suo messaggio è aperto a tutti quanti. E poi il numero 2 fa riferimento a una doppia polarità, alla luce e al buio, alla vita e alla morte, al bene e al male, così come la Bibbia ci aveva aiutato a fare fin dall'Antico Testamento. Davanti a noi ci sono sempre due strade e noi dobbiamo saper scegliere la via del bene, la via della vita, ed evitare la via del male, la via della morte, se vogliamo vivere e soprattutto se vogliamo la felicità della vita, se vogliamo il senso dell'esistenza. Pensate al famoso passaggio di Deuteronomio 30, quando Mosè fa appunto il discorso agli ebrei dicendo loro: davanti a voi ci sono queste due strade. Ma pensate ancora una volta a Genesi, quando Dio dice ad Adamo che nel giardino c'è l'albero del bene e del male. E pensate anche al Salmo 1, quando si parla della via retta e della via sbagliata, la via dei giusti e la via dei peccatori. Pensate a Proverbi, pensate a Siracide, pensate a Geremia. Infine poi c'è il numero 1, che per gli ebrei fa ovviamente riferimento alla unicità di Dio. Yahvé è uno e uno soltanto. Anche qui il Deuteronomio, a capitolo 6, in uno dei quattro brani più importanti che gli ebrei recitavano più volte al giorno, lo Shema Israel, ci ricorda questa unicità di Dio, che però è al terzo posto, quindi questo numero 1 che si proietta verso il numero 3, perché Dio, come dice Isaia, nella sua visione del capitolo 6, è tre volte santo. Quindi l'unicità di Dio che manifesta anche l'assoluta totalità di Dio, insomma l'assoluta santità di Dio, la sua divinità. E poi questo fatto ci testimonia anche che il regno di Dio, come dire, è iscritto nel nostro DNA, ci riguarda da vicino, non è un discorso che si sovrappone alla nostra vita, non è un discorso che si aggiunge alla nostra vita, non è una cosa che noi impariamo dall'esterno, ma fa riferimento alla nostra esistenza, fa riferimento alla nostra quotidianità, perché le parabole, con tutti gli esempi che Gesù utilizza, da quello del contadino a quello del pescatore, da quello del commerciante a quello della donna che impasta la farina, fa riferimento appunto ad ogni tipo di attività umana e alla quotidianità di questa vita, quindi alla serietà che noi dobbiamo dare alla quotidianità della nostra esistenza. Il regno di Dio, il nostro essere figli di Dio e discepoli di Gesù, ci porta a dare credito alla nostra quotidianità. Noi non siamo quelli dell'occasione, noi non siamo quelli dei grandi eventi, noi siamo quelli della quotidianità. Quindi andiamo ad affrontare un po' più da vicino queste parabole del capitolo 13. Ve lo ripeto, esse rappresentano il terzo discorso di Gesù. Le sette parabole sono quella del seminatore, quella della zizzania e del buon grano, quella del chicco di senape, quella del lievito, quella del tesoro nascosto nel campo, quello della perla preziosa e quello della rete gettata
in mare. Questo capitolo è posto in un contesto di rottura, in un contesto di contrasto che Gesù ha sempre più fortemente con tutto l'ambiente giudaico. Come questo nostro incontro stasera apre una nuova sezione del percorso, così il terzo discorso di Gesù, il discorso in parabole, apre un nuovo settore, una nuova fase nella vita di Gesù. Gesù si dedica a parlare del regno, che è un argomento delicato, e lo fa attraverso le parabole, cioè lo fa in una forma velata, evitando di scontrarsi frontalmente con la mentalità del popolo degli ebrei e soprattutto con la mentalità dei suoi capi. Parabola, infatti, letteralmente significa gettare a fianco, mettere a fianco, e quindi dire una cosa parlando di un'altra cosa, un mezzo per provocare l'ascoltatore e per farlo riflettere sulla sua situazione, invitandolo alla conversione. Vi ricordate la parabola utilizzata dal profeta Natan con il re Davide, quando Davide si era presa Bezzabea, che era sposa di Uria, e poi aveva fatto uccidere lo stesso Uria, quella del ricco che aveva ogni ben di Dio, ogni genere di animale nei suoi recinti, e che quando gli arriva l'amico ospite va a prendersi la capretta del suo vicino di casa che aveva solo quella. Davide si infiamma e dice al profeta: chi è quest'uomo? Esso deve ripagare quello che ha fatto una cosa gravissima. E a quel punto Natan gli dice: sei tu, re. Se gli avesse detto immediatamente: guarda re, che tu hai sbagliato, hai fatto questo e quest'altro, Davide avrebbe trovato mille scuse. Attraverso la parabola Davide si è trovato coinvolto senza nemmeno rendersene conto, e quindi l'invito alla conversione ha fatto molto di più il suo effetto. Quindi quando Gesù, iniziando il capitolo 13, dice: quel giorno Gesù uscì, no? Fa proprio riferimento a quel giorno in cui c'erano stati questi contrasti con la popolazione degli ebrei, specialmente con i suoi capi, e addirittura anche con la sua famiglia, con i suoi familiari, che ovviamente non vedevano di buon occhio lo stile che Gesù stava prendendo. Gesù in quel giorno esce di casa e siede sulla riva del mare. Intorno a lui si raccoglie tanta gente. Gesù sale su una barca, si mette sul mare e parla alla gente che invece resta sulla terraferma. Gesù quindi esce di casa, la casa rappresenta la comunità, e Gesù esce appunto perché il discorso non è solo per quelli di casa, è un discorso per tutti quanti. Si raduna intorno a lui tanta gente e questo ci fa capire che il discorso è per la folla, e il fatto che lui va verso il mare ci fa capire che non solo è rivolto a tutto il popolo degli ebrei, non solo a un piccolo gruppo, ma che è rivolto anche ai pagani, perché quel lago, il lago di Tiberiade, il mare di Galilea, faceva da confine con il territorio dei pagani. Ma ci ricorda anche un'altra cosa, che se gli ebrei non avessero ascoltato quello che Gesù stava dicendo, non avrebbero terminato simbolicamente il loro esodo, il loro percorso verso la libertà. È molto interessante questo aspetto. Gesù sta dicendo a tutti: guardate che il modo in cui voi state vivendo la vostra fede, il modo in cui avete organizzato la vostra religione, non è buono, non vi aiuta a vivere nella libertà, non vi aiuta a raggiungere la felicità. La folla che resta sulla terra
mentre Gesù va nel mare, è quasi simbolo di una ostilità, di un rifiuto, di una presa di distanza da parte della gente nei confronti di Gesù stesso. Gesù poi, in questo capitolo, per ben due volte spiega perché parla in parabole. Lo fa la prima volta dopo la parabola del seminatore, prima della spiegazione di questa parabola, e poi lo fa in un secondo tempo dopo la parabola del lievito. Gesù non discrimina nessuno, si rivolge a tutti, sia discepoli sia la folla, qualunque sia il tipo di rapporto che hanno con loro, perché finalmente conoscano e facciano esperienza del regno di Dio che si sta appalesando in lui, che si sta realizzando in lui. Gesù quindi sta invitando simbolicamente la folla a non rimanere attaccata al passato, al si è sempre fatto così, alle tradizioni degli antichi, un po' quello che ci ricorderà anche domenica prossima con il simbolo del vino nuovo delle nozze di Cana, un simbolo che ci aiuta a superare la legge scritta sulla pietra e che ha anche pietrificato il nostro cuore e che ha fatto però del nostro cuore un contenitore vuoto, come erano vuote quelle anfore che erano lì all'ingresso della casa di quella coppia che si stava sposando. Gesù quindi non parla in parabole per non farsi capire, ma per farsi capire in modo indiretto, perché probabilmente se lo avesse fatto direttamente poteva correre il rischio che a qualcuno veniva voglia di ucciderlo, come già avevano stabilito di fare. Quindi non lasciamoci fuorviare dalla semplicità della parabola, non è semplicemente un raccontino, c'è un messaggio dietro che dobbiamo fare nostro. E attraverso le parabole Gesù sta dicendo il contrario di quello che la gente pensava e il contrario di quello che la gente si aspettava, come vedremo ad esempio nella parabola del granello di senape. Siccome le persone non sono in grado di ricevere direttamente questo messaggio, Gesù lo fa attraverso le parabole, ma in questo modo le cose che erano rimaste nascoste alla legge di Mosè, alla rivelazione che Mosè aveva fatto, adesso vengono rese chiare. Proprio come dice anche San Giovanni nel prologo del suo Vangelo, che più volte abbiamo letto nei giorni passati, nel tempo di Natale, no? Dio nessuno l'ha mai visto, ma il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha visto e ce lo ha rivelato. Gesù, che è il regno di Dio concretizzato nel mondo, ci può parlare di tutto, ci può rivelare in pienezza il mistero nascosto nei secoli. La prima di queste parabole è quella del seminatore, che forse più propriamente dovrebbe essere chiamata la parabola dei quattro terreni, perché il seminatore esce, getta il seme e poi sparisce. È tutto concentrato sui quattro terreni e su ciò che in questi terreni accade. Gesù ci intende dire che il fallimento apparente del suo insegnamento, della sua predicazione, nasconde però un grande frutto di questa predicazione, del suo annuncio in parabole. Non viene fuori in modo evidente, però questo frutto c'è, anche se tre terreni su quattro non funzionano, non portano quel frutto che ci si aspettava. Però l'unico terreno che porta frutto supera per grandezza, per fruttificazione, anche le cose che gli altri terreni non hanno fatto fruttificare. Però non è semplice capirlo,
Perciò Gesù dice: chi ha orecchi, ascolti, chi ha orecchi, intenda il messaggio di questa parabola. Non sto qui a dire cos'è la strada, cosa sono i sassi, i rovi, perché sono tutte cose che conosciamo bene, no? Ma ci mettono in evidenza che la manifestazione del regno, la presenza del regno in mezzo a noi, non è così scontata, non è così facile, non è così semplice come a prima vista ci potrebbe venire da intendere e da comprendere. Come il seme gettato nel terreno trova diversi ostacoli, così l'annuncio del regno, la presenza di Gesù nel mondo, trova diversi ostacoli. C'è l'ostacolo della strada, dove il terreno è così duro che il seme quasi rimbalza e questo seme viene fatto fuori dagli uccelli del cielo, viene fatto fuori dal demonio, e ci sono gli ostacoli derivanti dai sassi e dalle spine. I sassi sono le situazioni in cui il regno di Dio viene accolto con gioia, il messaggio di Gesù viene fatto proprio con il sorriso sulle labbra, salvo poi rinunciarci alle prime difficoltà. Non è capace questa accoglienza di far mettere all'annuncio del regno radici profonde dentro il nostro cuore, e quindi non ci scalfisce. Ci entusiasmiamo con facilità, ma con altrettanta facilità poi siamo capaci di girare pagina come se di Gesù non avessimo mai sentito parlare. Ancora più evidente è il fatto delle spine. Lì il terreno è buono, il seme mette radici e comincia a crescere così come deve crescere, ma poi ci sono gli ostacoli delle spine, che sono i soldi, le ricchezze, le preoccupazioni di questo mondo, che tendono a soffocare il seme stesso, per cui ecco che le cose penultime, se diventano troppo grandi, se sono idolatrate, come vi accennavo all'inizio, impediscono alle cose ultime, le cose definitive, quelle davvero importanti, di avere il loro spazio e di poterle far crescere nella nostra esistenza. Il fatto che il seminatore getta abbondantemente il seme su tutti i terreni vuol dire che davvero nessuna persona è esclusa dall'annuncio. A priori l'annuncio del regno è per tutti, a priori l'invito di Gesù ad entrare nel regno, a diventare suoi discepoli, a vivere da figli, è per tutti. Però ovviamente tutto deve essere vissuto in un certo modo. Per cui attenzione a noi a non essere strada, a non lasciarci rubare dal demonio il seme della parola che il Signore ha depositato dentro il nostro cuore. Attenzione a ciascuno di noi, alle nostre chiese, alle nostre comunità, a non essere incostanti, temporanei, ad accettare il messaggio di Gesù, ma quasi come una bella favola, come una poesia. Dobbiamo lasciarlo mettere le radici dentro la nostra esistenza. Non possiamo essere persone dai facili entusiasmi, persone che vengono prese da mille cose e che però poi non sanno stringere nulla, no? Mille febbri, ma non ci lasciamo mai infuocare dalla febbre che viene dallo Spirito Santo, che viene dall'amore di Dio. A maggior ragione, attenzione a non lasciarci portare fuori strada dalle preoccupazioni di questo mondo e dalle ricchezze, cioè da quelle che Gesù chiama le spine. Se invece noi diventiamo terra buona, se la parola del Signore, l'annuncio del regno, trova in noi il terreno fertile, allora la parola può sprigionare
tutta la sua vitalità, può sprigionare tutta la sua energia, può portar frutto fino al 100. Come diceva Isaia nel suo testo, capitolo 55, allo stesso modo in cui la pioggia e la neve scendono dal cielo e non tornano in cielo senza aver fecondato la terra, fatta germogliare e fatto portare il frutto al seme che è stato seminato, così sarà della parola del Signore. E se nella terra 10 grani per un grano erano un raccolto sufficiente, se 30 era un raccolto già straordinario, noi ci rendiamo conto che nel messaggio che ci dà Gesù, quello che era un messaggio, un raccolto straordinario, 30 per 1, per Gesù non è che l'inizio, ove il 30, ove il 60, ove il 100. Gesù ci invita a portare frutto per il centuplo. E non sembri impossibile, perché non è la prima volta che questa cifra, 100, viene riportata nella Sacra Scrittura. Infatti già nel libro della Genesi si parla di Isacco che fece una semina in quella terra e raccolse quell'anno il centuplo. E perché Isacco raccolse il centuplo? Perché noi, se ci lasciamo permeare dalla parola, possiamo raccogliere il centuplo? Perché il Signore, infatti, lo aveva benedetto. È questo il compito a cui Gesù chiama chi lo vuol seguire: ricevere la benedizione, il centuplo, e diventare benedizione per gli altri. È molto interessante questo fatto, specialmente per voi che siete operatori pastorali, per noi che siamo sacerdoti, per chi ha fatto la scelta della vita religiosa, per chi ha scelto di celebrare le sue nozze nel Signore. Noi dobbiamo diventare una benedizione per tutti. Attraverso di noi il regno di Dio deve radicarsi ancora di più e ciascuna persona con cui veniamo in contatto dovrebbe essere poi in grado a sua volta di portare il centuplo qua giù. Se ci sono dei limiti, i limiti non vengono dalla parola, la cui vitalità è enorme, ma vengono dalla persona stessa. Vengono da noi e vengono dalle persone che ascoltano. Infatti a volte può capitare che noi, come facevano gli scribi e i farisei, poniamo tanti ostacoli che impediscono a noi stessi di entrare e impediscono di entrare anche agli altri. Il portare frutto è poi indispensabile. Ogni pianta deve portare il suo frutto, e per indicare che la benedizione di Dio non ci abbandona e che invece essa è abbondantissima, le pagine della Bibbia più volte ci richiamano non solo che i frutti portano, che gli alberi portano frutto al loro tempo, che tutto ciò che viene seminato al tempo opportuno porta frutto, ma che quel frutto è così abbondante che viene portato anche al di là delle regole della natura stessa, no? Quando ci sono le piante seminate lungo il corso d'acqua che scorre dal tempio, gli alberi portano frutto 12 volte l'anno, e questo nella natura non è possibile, però la benedizione di Dio questo lo comporta. Quindi cerchiamo veramente di aprirci il più possibile alla presenza del Signore in mezzo a noi, alla presenza del Regno in mezzo a noi, e anche alla capacità di leggere la proposta del Signore in mezzo a noi e di saper andare anche oltre i fallimenti. 3 terreni fanno fallimento, però non ci dobbiamo scoraggiare, perché c'è il terreno che è terreno buono, che porta tutto il frutto di cui vi ho parlato. La stessa cosa della parabola del fico che non portava frutto, vi ricordate, no? Per 3 anni non porta frutto, il padrone lo vuole tagliare, il contadino dice: aspettiamo ancora un anno.
3 anni è un numero lo stesso che indica pienezza, però che quando è per la pienezza negativa non ci deve bloccare, perché il Signore è capace di andare anche oltre questo termine ed è capace di far portare frutto anche dopo 3 anni senza aver portato alcun frutto. Dopo questa prima parabola ci sono altre 3 parabole che ci invitano a superare 3 tentazioni, la parabola della zizzania, quella del chicco di senape e quella del lievito. La parabola della zizzania, che poi verrà ripresa in modo diverso anche dalla parabola della rete che prende pesci di ogni tipo, ci vuole tenere a distanza dalla tentazione della superiorità. Potrebbe esserci nel cuore di ciascuno di noi la tentazione di pensarci migliori degli altri, perché casomai facciamo i catechisti, perché abbiamo scelto di diventare preti, perché dedichiamo del nostro tempo al Signore e al suo regno. La superiorità lungi da noi, estirpiamola dal nostro cuore. Quella del chicco di senape ci vuole eliminare la tentazione della grandezza, ci vuole eliminare la tentazione di diventare potenti e di usare strumenti potenti. E quella del lievito ci vuole eliminare la tentazione dello scoraggiamento. Chiaramente, cos'è un piccolo lievito di fronte a 3 staia di farina? Eppure quel poco lievito è capace di trasformare tutta la farina. La parabola della zizzania e del buon grano. Il seme è buono, è il migliore in circolazione, è selezionato il meglio possibile sul mercato. Però, ahimè, mentre tutti dormono, il nemico semina la zizzania, semina qualcosa di negativo. Il nemico, il diavolo, è sempre parodia di Dio. Fa come fa Dio, ma lo fa dalla parte del male, no? Il buon seme viene gettato dal padrone, da Dio, e lui ugualmente getta il seme, ma getta un seme che è velenoso e che è soporifero. Questo era ciò che poteva portare come frutto la zizzania, del tutto simile al grano, ma era un veleno, era come una droga e serviva anche a far addormentare. Ora nel Vangelo di Matteo si parla di persone che si addormentano soltanto nei confronti di Pietro, Giacomo e Giovanni, quando nell'orto del Getsemani, nel momento della passione di Gesù, non riescono a rimanere svegli, anche se Gesù aveva detto loro di vegliare. Qui, se ci addormentiamo, corriamo il rischio di lasciare campo libero al nemico. Se le nostre comunità dormono, le nostre comunità si mettono nelle mani del nemico. La semina del nemico comunque avviene dopo quella di Dio, per cui non c'è un principio del male, il male viene dopo. Il Signore ha seminato il vino buono e questa zizzania rappresenta tutte le difficoltà, tutte le problematiche che ci possono essere all'interno della nostra vita personale e all'interno delle nostre comunità. Qual è il criterio dei servi? Andiamo e tiriamo fuori la zizzania, estirpiamo la zizzania, però le radici della zizzania sono molto forti e si intrecciano con quelle del grano. Tirar fuori la zizzania significava inevitabilmente tirar fuori anche il buon grano. Per questo al criterio dei servi, che vogliono togliere la parte cattiva, il padrone dice, contrapponendo il suo criterio, abbiate pazienza. A volte, nel corso dei secoli, ci sono stati momenti in cui nella Chiesa
si è voluto tirar fuori il male, addirittura a volte si è tirato fuori il bene pensando che fosse male, quando sono stati messi a morte i profeti o quando è stato impedito a chi aveva uno spirito da parte di Dio di annunciare e testimoniare quello che il Signore gli aveva suggerito. Ma questa non è la strada buona, così come non lo era stato a suo tempo per Mosè, quando, vedendo che la comunità degli ebrei nel deserto parzialmente si comportava male, fa quasi la conta e dice: chi è fedele a me, al Signore, venga vicino a me. I figli di Levi vanno vicino a Mosè e poi Mosè dice: prendete la spada e uccidete chi non è venuto. E la Bibbia ci dice che furono uccise quel giorno 3.000 persone. Cioè, quando tu pensi di poter estirpare il male, fai una strage, uccidi, ma questa non è la strada di Dio, non è il criterio del padrone, che invece è quello della pazienza, quello di far crescere insieme le cose, perché poi arriverà il momento in cui le due cose potranno essere separate. Ma non spetta ai servi, spetta agli angeli fare questa divisione. Ma la mietitura non la dobbiamo leggere come una cosa negativa. La mietitura era nell'antichità il momento della festa, perché era il momento del raccolto, per cui dobbiamo avere il cuore aperto alla speranza, il cuore aperto alla gioia quando ci avviciniamo alla mietitura, non vivere con il timore di essere gettati nel fuoco eterno. Dobbiamo saper accogliere il seme buono in questo campo che è il mondo, perché in esso possiamo portare il frutto che il Signore si aspetta. La zizzania sono i figli del maligno, potremmo esserlo anche noi. Cerchiamo di non essere quelli che puntano il dito, sappiamo leggere le immagini di questo creato che il Signore mette davanti ai nostri occhi. La mietitura, così come la caduta del sole, della luna e delle stelle, è la fine di un'epoca, non la fine di tutto. Noi siamo chiamati a vivere per sempre con il Signore. Del resto, questa stessa distanza Gesù l'aveva presa non solo da Mosè, ma anche dalla predicazione di Giovanni Battista. Vi ricordate quello che diceva Giovanni Battista, no? Sta già con la scure alla radice dell'albero per abbatterlo se non porta frutti buoni. È nell'aia a sventolare il grano, la pula verrà subito bruciata. Gesù non fa così, si mette in fila con i peccatori e annuncia la conversione, la misericordia, la tenerezza di Dio, il perdono. E il suo messaggio è così dirompente, così diverso da quello che il popolo si aspettava e da quello che anche Giovanni si aspettava, che Giovanni manda i discepoli a dire: ma sei proprio tu? O dobbiamo aspettarne un altro? Nonostante tutto, Giovanni non aveva saputo leggere l'annuncio di Gesù, non aveva saputo veder chiaro anche nelle parabole che Gesù utilizzava. Quindi facciamo davvero attenzione anche a questo passaggio che il Signore ci chiede di fare. L'immagine della fornace ardente, del fuoco, ovviamente richiama i profeti ed è un richiamo al fuoco della Geenna di cui i Vangeli parlano spesso. Il fatto che ci sarà pianto e stridore di denti è come dire che ci sarà un tempo in cui ci vorremmo strappare i capelli, un tempo in cui non sapremo dove sbattere la testa. I giusti invece risplenderanno come il sole. Chi sta con il Signore alla fine vive della luce del Signore e porta i frutti del Signore. Quindi attenzione a una chiesa che è fatta di elite, che si pensa perfetta, pratica, immune dal rischio
dei cattivi esempi o della presenza del male dentro le sue linee. Poi ci sono le due parabole del tesoro nascosto nel campo e della perla preziosa. Da una parte potremmo pensare a coloro che vengono dal paganesimo, no? Che si sono ritrovati il tesoro del regno, il tesoro di Gesù, senza averlo cercato, così come il contadino che trova casualmente il tesoro nel suo campo, e dall'altra coloro che venivano dall'ebraismo, che come il mercante di perle avevano fatto una lunga ricerca, avevano fatto un lungo percorso prima di arrivare a trovare Gesù, a trovare il regno. Anche queste due parabole però ci richiamano alcune necessità. Se tu vuoi trovare il tesoro, se tu vuoi godere della perla preziosa, tu devi avere la capacità di vendere tutto. È necessario vendere tutto. Nulla vale come il tesoro, nulla vale come la perla preziosa. Per cui se non abbiamo questa capacità, se non capiamo la necessità del vendere tutto, rimarremo attaccati a tanti piccoli o grandi idoli e non vivremo la dinamica del regno, la logica nuova che Gesù ci è venuto a portare e che ci ha presentato nel primo discorso, quello delle beatitudini. Non potremo ereditare il regno, non potremo ereditare la terra se non abbiamo lasciato tutto, se non abbiamo messo da parte tutto. Del resto anche San Paolo ce lo ricorda nella lettera ai Filippesi: tutto quello che io ritenevo importante, tutto quello che io ritenevo bello, tutto quello che io ritenevo un valore, un tesoro, a questo punto lo considero spazzatura rispetto al Cristo che ho trovato. Ecco, questa esperienza deve essere anche la nostra, altrimenti potremmo correre il rischio anche di aver lasciato, ma di non aver saputo apprezzare fino in fondo quello che abbiamo trovato, no? Un po' come i discepoli che seguivano Gesù, che per voce di Pietro dicono a Gesù: ma noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che abbiamo in cambio? Non avevano capito che il tesoro era lì, non avevano capito che l'annuncio e la testimonianza del regno che stava dando Gesù era il loro centuplo qua giù, prima dell'eternità. E infine la parabola della rete, che è più o meno simile a quella del buon grano e della zizzania, perché quando il pescatore getta la rete non può pensare a che tipo di pesci entreranno nella rete. I pesci entrano buoni e cattivi, e la cernita si farà alla fine. I pesci cattivi, dal punto di vista letterale, qui Don Emanuele è più bravo di me, significano quasi le cose che sono marcite, che non si possono mangiare, che non hanno alcun valore. Ecco, questo dobbiamo davvero eliminarlo. Mi avvio a concludere con qualche riferimento alla parabola del chicco di senape e del lievito. La senape è il più grande arbusto dell'orto, come sappiamo. Poteva raggiungere anche 3 o 4 metri di altezza, poteva fare ombra a chi voleva mettercisi sotto e poteva offrire riparo, casa, agli uccelli del cielo. Però era sempre un arbusto. Invece nel Vecchio Testamento e nella mentalità degli ebrei non era certamente l'arbusto della senape il punto di riferimento, ma era l'albero del cedro il punto di riferimento, che arrivava fino a 100 metri di altezza. E il profeta Ezechiele lo dice, che da un germoglio nascerà un cedro ancora più grande. Ma il germoglio fa parte del passato. La senape invece nasce da un granello totalmente nuovo,
Gesù certamente ha una storia alle spalle, ma è anche la novità assoluta, è il totalmente nuovo. E la piccolezza del granello di senape, la pochezza del lievito ci indicano con chiarezza quali sono le strategie, i criteri che Gesù vuole usare. Non vuole usare i segni del potere, ma per dirla con Don Tonino Bello, vuole usare il potere dei segni. Quindi non il cedro di 100 metri, ma l'arbusto. Non piantato sul monte, come nella visione di Ezechiele, ma piantato in pianura, nel campo, dentro casa, potremmo dire. Non un cedro, ma un arbusto, non da un ramoscello, ma da un seme. E gli uccelli, che probabilmente indicavano i popoli che venivano dal paganesimo, di casa, nelle fronde di questo arbusto. Questa è questa logica. Il regno di Dio, così come la senape nasce ovunque, arriverà ovunque e avrà il suo massimo sviluppo, anche se parte da una realtà modestissima. Così come poco lievito, poca pasta di lievito, farà fermentare le 3 staia di farina. Naturalmente qui stiamo parlando di cose grandiose. 3 staia di farina erano quasi 40 chili di farina. Non è facile manovrarli, no? Voi donne che forse più di noi siete abituate ad impastare, vi rendete conto che 40 kg di farina non si impastano facilmente, no? E probabilmente non basterebbe nemmeno pochissimo lievito, ce ne vorrebbe un pochino di più. Ma Gesù utilizza questo esempio per farci capire la sproporzione fra la piccolezza del regno, che poi diventa veramente capace di fermentare positivamente una massa così grande. Anzi, addirittura Gesù utilizza nelle parabole il lievito in chiave positiva, mentre invece prima veniva letto in chiave negativa. Il lievito degli scribi e dei farisei era qualcosa da cui prendere le distanze. A Pasqua il popolo degli ebrei toglieva tutto ciò che era lievitato per rivivere con il pane azzimo l'esperienza della liberazione dall'Egitto, perché voi siete azzimi per il Signore. Naturalmente il rischio di tornare indietro c'è sempre, per cui, come San Paolo fece con i Galati, stasera mi permetto di farlo io con voi: stiamo attenti a non tornare alle cose di prima, stiamo attenti a non voler tornare alle cose del passato, ai criteri dei servi, abbandonando il criterio del padrone, che è quello della pazienza, della tenerezza, della misericordia del Signore. Quindi veramente affidiamoci al Signore e affidiamoci alla misericordia, alla grandezza del cuore del Signore, che attraverso queste parabole vuole davvero indicarci la strada. Quello che fa la senape, quello che fa il lievito, noi dovremmo essere in grado di farlo nei confronti del mondo. Siamo piccola cosa, a volte siamo deboli, a volte siamo anche stolti, come dice la prima lettera di San Paolo ai Corinti, però attraverso ciò che è debole, attraverso ciò che è stolto, attraverso ciò che è piccolo, il Signore confonde i sapienti, gli intelligenti e i forti. E, come diceva la lettera di Ogneto, questo scritto dei primi secoli della Chiesa, i cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. Vivendo in città greche e barbare,
come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria per loro e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Quindi, per chiudere, la capacità di guardare al creato come primo libro attraverso il quale Dio ci manifesta il suo mistero. E dal creato impariamo, perché chi sogna di vedere il regno di Dio e la Chiesa, maestosa, eccelsa, perfetta come il cedro del Libano, chi pensa a una Chiesa capace di imporsi con la forza delle sue istituzioni e delle sue strutture, con l'eloquenza delle statistiche, l'efficienza dei suoi membri, ha sbagliato epoca. Vive ancora nell'Antico Testamento. Gesù ci parla di altro e ci chiede altro, per questo ci offre la strada per andare oltre. Una strada che io voglio far mia, che offro a Don Emanuele e a ciascuno di voi, perché insieme, in questo percorso sinodale appena cominciato, noi possiamo percorrerla fino al traguardo, fino al centuplo qua giù e all'eternità. Impariamo la lezione dall'albero del fico e da tutti gli altri elementi del creato che il Signore ci presenta nelle parabole. Grazie e scusate un po' la lunghezza. Del linguaggio delle parabole che non finisce mai ecco, di stupirci per quanto è ricco e per quanti misteri contiene. E, ecco, come dicevi, in un capitolo, in poche parabole, Gesù racchiude tutti i misteri del Regno di Dio. Si potrebbe dire che questo è proprio un linguaggio sapienziale. Gesù ci parla delle cose della terra, delle cose del creato, della natura, delle loro leggi, perché le leggi del regno sono simili a queste. Vedendo più concretamente nella vita quotidiana, entrando nella logica del creato e della quotidianità, possiamo con più facilità anche comprendere il linguaggio di Dio. Ecco, è bello, questo è proprio possiamo dire, un atteggiamento sapienziale, quello di riconoscere la presenza di Dio e del suo regno guardando alla vita quotidiana con le sue leggi, con i suoi piccoli segreti. Allora, ecco, forse anche per noi, sia sacerdoti, sia catechisti, insegnanti di religione, chiunque, ecco, ha un ruolo anche educativo e di accompagnamento, penso anche ai genitori, no? Avere questa capacità questo atteggiamento sapienziale anche nei confronti dei più piccoli, cioè far vedere, no? Entrare nei misteri della vita facendo riconoscere che lì è nascosto il Signore. Ecco, nelle cose che facciamo, nelle cose che abbiamo sotto mano, è proprio lì che possiamo riconoscere, ecco, come il Signore ci viene incontro. Questo è bello anche pensando alla catechesi, perché il racconto, la parabola, la metafora è anche un linguaggio simbolico che permette, come, ecco, ti dicevi nel caso di Davide e del profeta Nathan, di coinvolgere, di catturare positivamente per fare questa presa di coscienza. Ecco, allora forse non
sarebbe mai abbastanza approfondire anche questi misteri delle parabole e del linguaggio sapienziale di Gesù. Tra l'altro Papa Francesco nella Laudato Si mette proprio un capitolo in cui parla dello sguardo di Gesù sul creato. Il secondo capitolo, ecco, sarebbe bello anche sfogliarlo, perché ci fa vedere come Gesù ci insegna questo sguardo sapienziale. Nelle cose create si nasconde, ecco, si nascondono i misteri del Regno di Dio. Se qualcuno adesso ha voglia di una breve condivisione, un'osservazione, anche una risonanza su quello che abbiamo meditato insieme, che abbiamo ascoltato, e poi concludiamo. L'orario invita a chiudere. Sì, intanto ricordo, venerdì prossimo avremo l'incontro ad Ortona con Don Gilberto Rizzi. Questo incontro l'avevamo pensato soprattutto per i catechisti, però io direi è aperto anche agli insegnanti di religione, perché Don Gilberto ci parlerà di un tema davvero caro un po' a tutti noi. Il titolo della sua relazione sarà Educare. La relazione educativa, generare alla fede e accompagnare la crescita. Ecco, viene anche bene dopo l'incontro di questa sera, perché ecco, sicuramente è proprio il discorso della pedagogia divina, quello che è contenuto nelle parabole e che dobbiamo praticare anche noi, tra di noi. Quindi l'invito è per venerdì prossimo, alle ore 18:30, parrocchia Santa Maria delle Grazie, a Ortona, con Don Gilberto. Grazie, e a presto, arrivederci. Buonasera.